80, ebbene sì, come sempre Radio Studio 97 vi racconta un altro grande appuntamento, 80 anni della siciliana bar pasticceria. Questa sera li vivremo insieme. Anni secondo me sono un traguardo importantissimo, non solo per la nostra pasticceria, ma io credo che sia un traguardo importante anche per la città di Crotone, visto la crisi, visto il periodo molto particolare, diciamo anche storico, perché parliamo anche di questo. E secondo me ricordare questi 80 anni era fondamentale perché c'è la famiglia dietro, c'è la passione, c'è la tradizione. La famiglia Salice viene dalla Sicilia, come ben sapete. Ecco perché la Bravo. Siciliana. Quindi direi anche quarta generazione. Consideriamo la bisnonna Placida, e la siciliana, la denominazione siciliana è proprio in onore alla bisnonna che ha riunito i suoi figli qui a Crotone e ha dato la possibilità ai crotonesi di poter anche assaporare quella che è una realtà differente rispetto ai dolci magari locali. Certo. Qui abbiamo poi anche sposato un'altra realtà, la tradizione locale, perché noi non saremmo nessuno senza i crotonesi. Abbiamo voluto invitare la gente a festeggiare con noi 80 anni, è una data importante. Certo. E tu devi fare anche un po' in onore a quelle che sono le tradizioni, che tu stai raccogliendo un testimone importante, Salvatore. Sì, è un testimone molto importante, spero di essere all'altezza, ce la mettiamo tutta. Assolutamente, anche sì, se i tempi sono difficili, però noi non molliamo. Anche perché qua. C'è tuo padre che con il fiato sul collo penso che ti lascia. Non ci permette di sbagliare più di tanto, perché è sempre lì pronto a darci consigli. Insomma. Però è una presenza fantastica, dire certo, la verità. Certo, se non ci fosse lui, penso che non ci sarebbe più la Siciliana. Sicuramente. Quando un'attività festeggia 80 anni ed è storica, assolutamente la figura istituzionale deve esserci ed è presente il nostro sindaco Ugo Pugliese, al quale io prima domanda ho fatto: sindaco, a memoria da ragazzino della siciliana, intanto allora, buonasera sindaco. Buonasera a tutti, a memoria della siciliana, allora i miei primi anni ovviamente di scuola media superiore li ho fatti al liceo classico. Ok, perfetto. Ragion per cui la siciliana è già il ricordo di quell'età si lega a un ricordo ancora più bello di quelli che sono i ricordi belli di quelli dell'infanzia e soprattutto della crescita, e la siciliana fa parte di quei ricordi. È il ricordo del motorino lasciato qui dietro, il ricordo di venire a prendere la pastarella. Vediamo. No? E da 15 da 25 lire. Esatto. Ah, i coni da 15 o 25 lire? Veramente? Non scherzo. No, perché giustamente io sinceramente non li posso ricordare, quindi qualche aneddoto è importante ricordarlo, perché alla fine non tutti possono avere questa memoria storica. Forse non tutti sanno perché lì se lo chiamano pani castagne. Ah, perché? Sentiamo. Perché quando nel 108 hanno fatto i liris, è venuto uno di qualche paese vicino, non mi ricordo, non lo so io chi è, non sapeva come chiamarlo, dammi un panicello di castagni, c'è rimasto. Ah, quindi l'iris, che poi noi ora chiamiamo iris inizialmente. Ma perché ci chiamano pane castagne? Pane castagne, infatti. Ne ha una sua. Però siamo riusciti. Abbiamo scoperto perché è il pane di castagne. Sì, infatti, vabbè, ma questa è la storia, cioè alla fine abbiamo importato. Dobbiamo registrare queste cose, perché sono importanti riportarle. E allora il piacere nostro, scusami, ti stavo interrompendo. No, prego, mi sono fermato Il piacere di venire qui e omaggiare con la mia presenza, che per me è un onore invece venire e festeggiare queste icone di Crotone, che rappresentano come da padre in figlio si riesce a tramandare un qualche cosa di positivo, di una tradizione che diventa comunque economia e che resta economia sul territorio. Quindi non lamentiamoci sempre, perché se c'è qualcuno che sa fare economia va avanti con l'economia e l'economia va avanti. La siciliana la sera
per allietare un po' la mia regina Margherita, univa dei suonatori di casa, Ciufolici Scritz, cieco, ma la chitarra era bravissimo. C'era mio padre che suonava il mandolino, c'era la fisarmonica, era suonata dal fratello Salice, che la invidio, eccolo là, sì. Quindi avevano fatto un'orchestrina di tutto rispetto, era il centro nevralgico, quindi i fratelli Salice sono stati lungimiranti. Ma era arrivata questa signora dalla Sicilia? La famiglia Salici dalla Sicilia, dall'Africa del Nord. Africa del Nord. Catania. Catania, è vero. Facciamo gli auguri alla siciliana? Sì, tanti auguri alla siciliana, 80 anni insieme ai crotonesi. Una storia, un vanto e ovviamente tanta dolcezza negli anni. Augurissimi alla siciliana e un grazie per tutti i dolci che ci ha fatto mangiare da anni. Voglio fare tanti auguri al mio amico Salvatore Salice e alla compagna Nunzia. Tanti auguri di prosperità soprattutto. Grazie. Allora. Facciamo gli auguri alla siciliana? Sì, come no, è la storia di Crotone, diciamo. Il signor Salice è una bandiera importante che effettivamente ha dato tanta qualità alla città di Crotone e continua a darlo. E quindi siamo lieti e felici di poter stare Grazie. Questa sera insieme al signor Salice e tutto l'entourage. Auguri per questo traguardo, veramente importante. Grazie. Qui che abbiamo un altro al quale rompo le scatole, vai. Tanti auguri alla siciliana. Se lo meritano, vero? Ma sì, certamente. Esperienza, qualità, sempre al servizio del cittadino. E quel ragazzo come si comporta, quel ragazzo? Dipende dalle giornate. Oggi è la buona? Oggi sì, è festa, oggi anche lui è festoso. Oggi sorridente, buona. Sì. Grazie ancora Salvatore. Facciamo gli auguri siciliani. Auguri, grazie. Facciamo gli auguri siciliana? Tantissimi auguri. Brava. Beh, già l'ho sentita, brava. Qui? Auguri. Auguri e grazie di tutto. È una bellissima attività, un bellissimo lavoro. Continuiamo faticato, così. Molto faticato, però da soddisfazione. Questo è importante. Grazie ancora, Ida, tanti auguri. Grazie. Tanti auguri per gli 80 anni della siciliana. Siamo arrivati al termine di questo appuntamento, io ci tenevo ad avere un po' tutta la famiglia riunita perché dobbiamo fare i saluti finali. Facciamo questi saluti finali? Arrivederci e grazie. Arrivederci e grazie, il miglior... Pre, è sempre conciso, fantastico. Lascio senza parole, sì. Grazie a tutti di essere intervenuti, per noi è stato un piacere essere qui. E ancora auguri certo. Alla famiglia Salice e alla siciliana. Alla siciliana soprattutto, che il compleanno è il suo. Esatto. Insomma, no? Vi vogliamo qui tutti insieme per altri almeno 80 anni. Tanti auguri ancora alla siciliana, alla famiglia Salice tutta. Ancora tanti auguri e buona serata. Auguri, arrivederci. Grazie.